Finalmente noi vediamo i risultati delle misure di contenimento e vediamo un progressivo calo del numero dei casi, il numero dei morti, il numero delle persone che vengono ricoverate in terapia intensiva, sia al nord dove c'è una grande circolazione, sia al sud dove invece la circolazione si è mantenuta bassa. Adesso la nuova problematica è la fase 2, cioè che cosa avverrà dopo nel tentativo di riprendere una vita, diciamo, anche dal punto di vista produttivo e lavorativo, un po' più aperta. È ipotizzabile, secondo lei, una quarantena come avviene in altri paesi, limitata soltanto a bambini e ad anziani, e quindi far ripartire l'economia escludendo queste due categorie sociali? Indubbiamente l'età e quindi le popolazioni più fragili, soprattutto gli anziani, dai 60 anni in su, in qualche modo dovranno essere protetti. È ipotizzabile, secondo voi, un ritorno alla normalità distinto per il centro-nord e per il centro-sud? Le misure potrebbero essere diverse, però le persone che si sono contagiate al nord non sono la maggior parte della popolazione. Quindi se noi riaprissimo tutto anche adesso, ci sarebbe un altro grande picco.